Cerco case per rilassarmi, sì. Sì, e sogno di poter fare dei mutui, no, nel senso che, no, quello no, sì. Allora, in realtà con l'affitto che pago adesso, cioè avrei potuto comprarmi una casa direttamente, cioè sempre facendo il mutuo, perché ho un affitto da 450 euro, quindi ci stava benissimo un mutuo. E quindi sto pensando di cambiare casa e comprarla, però appunto stiamo pensando se mi sposto io da sola o se spostarci in due, e se ci si sposta in due bisogna per forza, cioè per come sono io ho bisogno per forza di un posto mio dove fare lo studio e tutto il resto, lui anche, quindi diciamo che... Esatto. Esatto. Sì, infatti non sarebbe la casa della vita questa che comprerei, è per quello che sono un po' in dubbio se spostarci in due o solo io ancora, quindi è un po' quello. Non so. Sì. Io intanto ci mostro, sì, perché così è finito il countdown, quindi. Ok. Eccoci qua, siamo arrivati. No, dai. No, cioè non ti conosco. Vediamo. È un po' più calda, secondo me. Sì. Sì. Così no, no, direi di no. Ma tipo che li puoi mettere anche verdi? No. Si sente solo la voce di Chiara? Bene. Molto bene. Io non ho cambiato nessuna impostazione di OBS, quindi non capisco perché ci siano questi problemi oggi. E che adesso c'ho il jack. Prova, prova, 1, 2, 3, Prova, prova. prova, ci sentite? Tu mi senti, Andre? Io ti sento, Ok. esatto, sì. Vediamo se si sente. Sì, si Ok. sente. Si Niente, sente! allora Si queste cuffie sente! qua Ok, ci sono siamo. maledette perché Sono a senso bastano. unico. Dicevo, ciao Francesco, ben arrivato. Ciao Samuele, Sì, ciao. esatto. Ciao a tutti, Grazie. riciao a tutti. Sì, Della comunicazione avete fatto bene perché tipo, se non andavamo avevo avanti anche a parlato io, parlare. parlare io e lei, va. Va E bene. nessuno ci sentiva, ma va bene lo stesso. No, infatti dicevamo prima appunto che cioè, il problema principale è quello che non sai, in realtà sono, dai, ci sono sempre, c'è sempre il problemino, quel qualcosa che ti trattiene, no? Perché quando sei all'università sai che, cioè, come minimo quando fai la triennale come minimo sono 3 anni, quando fai la magistrale come minimo sono 2 anni, quindi teoricamente uno, Si bene o gestisce. male, potrebbe anche pensare di comprarla invece che fare un
affittarla, no? Però lì sei giovane, sei un ragazzo, non sai bene se finirai l'università, non sai quando la finirai, non sai se poi finito un ciclo ne inizi un altro in Esatto. un'altra città, no? Quindi ovviamente in quel periodo lì non stai a comprarla e forse per assurdo sarebbe quello più stabile, no? Esatto, Perché sì. bene o male sai che sei fisso, a meno che non molli tutto, più o meno sì. Il problema è che dopo quando cominci in un mondo del lavoro come questo, in cui non sai neanche domani dove Che cosa? sarai, diventa un Esatto. po' difficile, però effettivamente la cosa più logica sì, sarebbe acquistarla, perché così invece di regalare, tra virgolette, insomma, dare i soldi Eh ad una sì. Te terza persona, la perlomeno li compri. investi, li paghi comunque, Però almeno è tua, però li nel senso investi. che poi Esatto. puoi sempre venderla e saldare il mutuo e comprartene un'altra, e però sono sempre i tuoi Cosa che soldi. però non è così semplice in questo periodo, perché Sì, no, vendere casa rivendere in poi questo una casa, periodo. direi di no. Però comunque Esatto. hai qualcosa di tuo da far girare, mentre invece così no, cioè così o qui, nel senso Ciao Mante. Ma perché la Mamma. qualità audio-video di Andrea peggiora inesorabilmente? No, ma Perché sono come? nel... Non posso dirlo perché non voglio essere volgare di domenica mattina, ma sono all'interno di un buco nero, peggio delle Bermuda, che peggiora di giorno in giorno. Quindi, cioè, io ragazzi, non so, appunto, dovrei cambiare casa solo per Dovresti questo, cambiare per paese assurdo. proprio, non solo la casa. Sì. Sì. Ma guarda, cioè, purtroppo, cioè, mi dispiace ragazzi perché effettivamente io ci ho provato, ma per farvi l'esempio, sabato praticamente ero giù, invece di essere qui al piano di sopra con la solita connessione, ero giù in cucina utilizzando la connessione del cellulare e non si riusciva a finire di completare un test, praticamente sapete di quelli online, tipo anche quelli di Google, no? Compilare le risposte e fare invia collegato col cellulare, perché quando facevo invia, ora che facevo invia, si era disconnesso e Inizi. quindi poi si riconnetteva anche, però ovviamente era Dovevi andata a rifare giocare tutto. tutta quanta tutte le risposte, no? Quindi, cioè, purtroppo sto in un posto in cui la connessione ADSL non c'è, quindi dobbiamo andare con i punti di radio. Il test era quanto sei soddisfatto della tua linea. Esattamente, era proprio quello. Era proprio quello, hai azzeccato perfettamente. Quindi non c'è la DSL, siamo con i ponti radio. Quindi anche la connessione da telefono è instabile, nel senso che c'è, ma è instabile perché ormai diversi mesi fa, no? Cercavo di fare le live io stesso Sì. e avevo il problema che dopo un tot il cellulare spegneva l'antenna, o meglio, non è che il cellulare spegnesse, ma il collegamento si azzerava e si resettava. Quindi ogni tot. E tra l'altro non in maniera regolare, dici, non lo so, hai 60 minuti, dopodiché boom. No, alle volte dopo 20, alle volte dopo 60, alle volte dopo 80, ok, completamente a caso. E proprio si spegneva, cioè si chiudeva la comunicazione e poi si riapriva. E questo ovviamente per streamare è uno schifo. Aggiungeteci il fatto che, tra l'altro, questi muri qua sono di una casa, un'ex casa coloniale. E quindi, cioè, praticamente sono più spessi di me, cioè se mi metto di traverso sono più spessi ancora, ok? E quindi cioè, siamo in bunker, è un bunker nucleare questo, quindi Sì, non sei esce niente, non entra schermato. niente, completamente schermato, è una cosa micidiale. Quindi purtroppo cioè, io ci ho provato, ma io farò i campus in scienze biologiche. Sì, siccome immagino dovrò lavorare, almeno mi pago l'università privata, dopo i 3 anni andrò in quella pubblica a fare avanti e indietro da Verona e Padova, è un costo elevato. Ma tu di dove sei però, scusami, perché non me lo ricordo. Beh, andare a Verona è un pedate sulle balle allucinante, ragazzi. Ma veramente è una cosa... Nonostante tra l'altro sia una delle più collegate, perché cioè, è la strada che ti porta a Milano, voglio Eh dire. sì. Ah, sei di Verona? Allora perché, scusa, non ho capito, perché non la fai... Ah, adesso ho capito, scusa, sono non io. Cioè, tu sei di Verona e volevi andare all'università,
E dove volevi andare, quindi, che dovevi fare avanti e indietro? Perché io l'ho fatto per un periodo, tu pensa, anche solo da Venezia a Padova, effettivamente sì, è fattibile, ma siccome c'è sempre il problema dei mezzi, i mezzi non è che ti colleghino benissimo neanche quando sei così vicino. Quindi praticamente per fare quello che in auto banalmente sarebbero stati 20 minuti di autostrada più entrare in autostrada, uscire dall'autostrada, fate mezz'ora, 35 minuti in auto. Io in 35 minuti non finivo nemmeno il percorso, il primo percorso in treno. Mamma Quindi mia, dovevo che poi odio. aggiungerci il bus, aggiungerci la strada a piedi, praticamente ci mettevo un'ora e un quarto solo per arrivare Sì, un po' come me per andare a Milano che ci mettevo, cioè io perdevo 2 ore di vita all'andata, 2 ore al ritorno per una cosa che si risolveva in un'ora se proprio, nel senso che da dove abito io si arriva a San Donato che è l'inizio della metro gialla e ci vogliono 40 minuti neanche, una mezz'oretta sei a San Donato. E quindi poi in un quarto d'ora, 20 minuti, a seconda di dove devi essere a Milano, poi ci arrivi. Invece così ci volevano 2 ore solo per arrivare nel posto in cui dovevi arrivare, cioè mi sembra folle. Esatto. Vanno ottimizzati Sì. senz'altro. L'università si troverebbe a Padova, quella di biologia, solo che ragionando sui costi, il bus, il treno, la rata universitaria, poi lavorerò, non ho tempo di studiare. Eh no, infatti. Sì, Beh, sì. allora c'è da dire che intanto personalmente, ma dipende da persona a persona, lavorare mentre studi non è la cosa migliore del No. mondo, assolutamente. Capisco la necessità e mi sono posto anch'io lo stesso problema. Però effettivamente non è questione di stanchezza, è questione che anche quando studi non studi bene. Quindi poi ne risente, non è una questione di voti, è una questione di quanto ti rimane qua dentro. Perché imparare a memoria una cosa va bene, ok, la puoi fare, però poi quello che ti rimane è poco. Devi capire e esserci con la testa. Se tu in quel momento stai pensando che dopo devi staccare, devi andare a lavoro, è un macello. E Vero, questo è il problema. Lo so, anche perché costicchia vero. da Io non quanto la so, conosco costicchia. proprio. È un'università online, tra l'altro si Online. vede anche spesso la pubblicità in TV. Ok, cioè come Pegasus, Sì. per Pegasus, Pegasus. Esatto, Ok. esatto, Ho esatto. capito. È quella che ha l'icona che dovrebbe essere una E di eCampus e in realtà a me sembra sempre una cellula in mitosi, ma vabbè. Ok, ottima È una grafica, ottimo deformazione logo. professionale. Ho capito. Nulla. Allora, il nostro argomento sarà inventato volta per volta. Sì, assolutamente. Io dove sto? Sono di Ferrara. Non sei insubria, come si dice? Insubria, giusto? Insubria, sì, dell'insubria, non lo so. Esatto, come me e Chiara. No, 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 Marta. no. Ciao Amber. Ciao, 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 ben ciao. arrivata. Ti aspetto a eCampus, esatto, quella di. C'è coso? C'è Ronaldo come testimonial, mi Ah, è pare. vero. Ah, ho Quello di capito allora. Ho Ronaldo. Ti aspetto. capito. No, io sono di Ferrara. In realtà, sì, vabbè, ho studiato a Ferrara e vado lì per lavoro, eccetera, eccetera, però sì, sono in un paesino poco fuori Ferrara ed è questo il problema. Ma Parlate di studio e lavoro? Anche, sì, anche anche, sì, abbiamo perché appena iniziato. appunto Francesco ci stava raccontando che adesso deve cominciare l'università e per pagarla giustamente vuole lavorare, ma sarà una bella faticaccia, però è anche vero che se ci tieni ed è una cosa che vuoi fare, hai ragione a farla. Nel senso, la prima cosa che devi avere è la spinta per farla, la voglia tu di farla. E già quello ti mette in una buona posizione. Poi le difficoltà ci saranno sempre, indipendentemente, anche se non lavori. Quindi, a questo Quello punto, sì. se Sì. c'hai la voglia di farlo, fallo, assolutamente. Io quando ho fatto la triennale in realtà lavoravo solo il sabato e la domenica, quindi poi appunto io ho sempre fatto la pendolare sia quando andavo in triennale a Pavia, sia quando sono andata poi a Milano, ho sempre fatto la pendolare, quindi
Ero di quelle che studiavano durante il viaggio o mi addormentavo, se a seconda delle situazioni, però ho sempre lavorato sabato e domenica sera, quindi di fatto era anche abbastanza leggera come cosa. Diverso è se è una cosa tutti i giorni, cioè io mi ricordo quando lavoravo in ospedale a Milano. Che dovevo ancora fare l'esame di Stato e che stavo studiando per l'esame di Stato era impossibile perché io uscivo di casa che erano le 5 e mezza, tornavo a casa che erano le 8 e di certo non mi mettevo a studiare. Sabato e No, domenica infatti. cercavo di recuperare un po', però un esame di Stato preparato solo il sabato e la domenica, no. No, no, Infatti l'ho infatti. fatto quando poi me ne sono andata dall'ospedale e lì è stata la tragedia perché appunto cioè, studiavo giorno e notte e in più lavoravo al bar, quindi lì è stata bella tosta. Infatti ho detto se riesco a superarlo stavolta bene, se no basta, non lo faccio mai più perché stavo esaurendo. No, no, ma figurati, posso capire. No, è un sì, è una situazione che è molto, molto pesante da gestire, poi ti fa venire un sacco di paranoie sul ma sto facendo la cosa giusta, ma dovrei fare così, dovrei fare quella. Esatto. Beh, ma vengo a vivere con te? Anche io in realtà sto pensando questa cosa di eventualmente poi spostarmi, cioè andare a vivere in Valtellina e poi spostarmi per lavoro, condensando magari in alcune giornate, eccetera. È per quello che non sto comprando una casa ora qui e sto in affitto perché l'idea sarebbe quella. Però se gli studi che mi chiamano sono tutti nella Bergamasca o nel Cremasco qui, Monza siamo già più vicini, nel senso che Monza e Valtellina sono più comode. Sì, è Però, quella la fregatura, che cioè, devi spostarti in base a dove trovi, perché purtroppo non è come un tempo che bene o male dici, vabbè, adesso magari non c'è, ma a tempo, arriva, in eh sì. qualche mese un posto si libera. No, potrebbe non esserci per anni. E quindi Esatto. cosa fai? Stai lì e ti guardi intorno. Oltre al fatto che puoi farlo se hai un tipo di lavoro, cioè se fai un tipo di lavoro che ti puoi gestire, tipo appunto dire mi faccio una giornata piena, ok? Mi sposto solo in quella, una o più Sì, giornate, sì, ovviamente, sì. 3, 4 giornate, quello che è. Vado lì, faccio tutto il mio lavoro e poi torno a casa gli altri giorni, così non devo fare su e giù, perché Esatto. ovviamente è una perdita di tempo sempre, no? Però cioè, non con tutti i lavori puoi farlo, Eh no, capito? Molto esatto. spesso non te lo puoi permettere, e anch'io sarei uno di quelli, ad esempio, quando studiavo, che vabbè, è un po' diverso ovviamente, però andare tutti i giorni fino a Ferrara non è tantissima strada, per cui non è stato un peso farla, però comunque c'hai il tuo spostamento. Io diciamo che sarei più per farlo in una grossa città, comunque in un grosso centro abitativo dove ci sono dei mezzi pubblici che funzionino. Cioè, perché io faccio sempre riferimento quando sono andato all'estero in varie città, c'era la possibilità di stare al di fuori, quindi anche in campagna o in Sì, montagna, a sì. seconda dei casi, della grande città, però poi sapevi che uscivi di casa, prendevi il bus, magari avevi la coincidenza col tram, con quello che era, ma arrivavi tranquillamente, senza problemi, in una mezz'ora al massimo al posto di lavoro in centro città. Sì, è Se io chiaro. devo partire da fuori con la mia macchina, che tra l'altro mi sta anche un po' antipatico usarla, perché cerco comunque di utilizzare i mezzi per evitare di aumentare ancora di più l'inquinamento, perché tanto mi muoverei da solo in auto, no? Però questa cosa non la puoi fare dappertutto, perché ad esempio in questo posto dove mi trovo adesso gli autobus non ci sono. Cioè mi passano due autobus la mattina, uno alle 6:30, uno alle 7. Dopodiché, a parte se perdi quelli, ma anche se li prendi, poi devi tornare a casa alle 5 di pomeriggio. Se stacchi alle 6, non torni a casa, rimani lì, No, dormi in esatto. ufficio e torni a È casa il giorno dopo, quello, capito? sì. Quindi come fai ad organizzarti? Sei costretto ad utilizzare l'auto, non hai alternativa. Eh sì, Non hai per forza. alternativa. No, no, è vero, quello sì.
Io avendo studiato fuori sede, dice Amber, ho iniziato a lavorare, ma è stato davvero difficile. Di mio ho poca memoria, lavorare non aiuta, però preferivo vivere fuori sede piuttosto che fare la pendolare. Sì, cioè fuori sede cosa intende? Aspetta, cioè, in sede piuttosto che fare la pendolare. Perché, cioè, anche lì poi sei uno di quelli che riesce a studiare finché è in autobus e in treno oppure no? Perché per me il tempo del viaggio è sempre stato perso, che non riesco a concentrarmi sul sedile del treno, capito? Ci provi, al di là del sonno, che vabbè, uno ci si può abituare all'andato e al ritorno, in qualche maniera ti tieni sveglio e studi. Però io non riuscivo a concentrarmi sul treno. Ho cominciato a capire, ci ho messo un bel po' a capire come studiare, qual era il mio metodo, perché non è sempre semplice. Però non era sicuramente quello di stare su un bus e studiare nei ritagli di tempo, perché dopo ti fermi ed arriva, sale il passeggero e quindi ti interrompi. E poi magari l'amico ti chiede una cosa perché Eh vuole sì. chiacchierare, e poi magari c'è il tizio dietro che urla al telefono perché pare che sia, Sì, gli non lo so, urlatori nell'Antartide. sono i peggiori, veramente, Gli quello sì. urlatori sono i Sì. peggiori, assolutamente. E quindi quella non era la situazione in cui riuscivo assolutamente a studiare, per cui anche quello mi pesava. Infatti dopo, avendo la possibilità, perché ovviamente non tutti ce l'hanno, fortunatamente io ce l'avevo e ce l'ho, ho potuto studiare, cioè dice, prendere in affitto un appartamento e quindi avere più tempo da utilizzare per quello, con i pro e i contro del caso, ovviamente. Che Certo. anche lì dopo stai via da casa, non, i tuoi, banalmente i tuoi parenti li vedi una volta ogni tanto, che anche lì se torni a casa tutti i sabati e domeniche, vuol dire che tutti i sabati e domeniche non studi. Quindi Esatto, anche lì nel sì. periodo di studio quelle 2 giornate ti servono. Ci sono un po' di problematiche da incastrare, ognuno deve, purtroppo deve capire I i propri. compromessi, sì. Ma sì, da. Da Colico a Lecco ci vogliono Ah, di 20 Colico a minuti. Lecco sono Sì, il 20 minuti. problema è che il mio desiderio non sarebbe di stare nelle vicinanze di Colico. Colico sarebbe la bassa Valtellina, più o meno, nel senso Ok. che è la parte più vicina a tutto il resto, ok? Per cui ci vogliono ancora 50 km più o meno per arrivare a Sondrio, che invece è più o meno in centro. Io vorrei andare a vivere oltre Sondrio, quindi nell'Alta Valtellina, più verso Bormio, ma non ancora Bormio. Quindi ci vorrebbe proprio un sacco di tempo poi per raggiungere, per esempio, Sondalo, per esempio, Tirano, che Tirano, ecco, sarei più su Tirano, che ci vogliono i loro tempi per raggiungere poi anche solo Bergamo. È vero che c'è una strada strategica che fa comunicare la Valtellina con Brescia, Bergamo e quella zona lì. Però sono comunque un sacco di chilometri, insomma. In più, se poi decidi, ok, io concentro il mio lavoro che ho qui in 3 giorni, benissimo. Dove vivo in quei 3 giorni? Quindi poi dovresti avere un'altra casa qui o stare dai miei se, cioè, diventa troppo complicato. No, infatti, purtroppo diciamo che il mondo di oggi ti spinge a spostarti in continuazione, che può anche essere una bella cosa, Sì, perché sì. per dire a me piace cambiare spesso posto, andare per dire il fatto di potermi anche adesso, ma comunque in generale per lavoro, poter andare in zone diverse, cioè fare quel tipo di lavoro in cui prendi la mattina, ti sposti, vai in un'altra città, poi la volta dopo vai da un'altra parte, eccetera. A me piace, però non sempre lo puoi fare di continuo, nel senso che ci sta che ad un certo punto sei stanco, no? E quindi Sì, devi sì. capire se è un tipo di lavoro in cui puoi permetterti di fermarti. Anche solo un giorno, prenderti un giorno di pausa e quel giorno stai a casa, lavori da casa o vai nell'ufficio vicino casa e lavori da lì, oppure sei uno di quei lavori in cui devi continuare a farlo.
Io adesso guardo il calendario e mi viene da piangere Guarda, non perché parliamo io di per i aprile prossimi che... 2 mesi non ho la possibilità di vivere, ma proprio non ho la possibilità di vivere No, no. perché è veramente da piangere. E tra l'altro, fortunatamente, molti di questi incontri saranno a distanza, quindi comunque, bene o male, non ti devi muovere, non, però quando devi andare, non hai alternative, non puoi perché è talmente incastrato, talmente un Tetris stretto, stretto, Davvero. stretto, che se Sì, uno di sì, sì. questi incontri salta, È un ciao, macello. No, no, sono non ne d'accordo, vieni è più fuori. proprio un pasticcio così, sì. Beh, se no vai ad abitare a Bergamo. Ma non è la stessa cosa. Cioè, nel Ah, senso che vorrei andare a vivere altrove, quindi Bergamo sarebbe solo temporaneo anche lì. vicino a Milano, potresti farti una cliente in Valposchiavo, fai la Sì. frontaliera, Sì, il anche problema è quello che lì se poi dovrei imparare il tedesco o parlare molto molto bene sì, l'inglese, così, però. La Valposchiavo è ma proprio guarda, a bella. me rode tantissimo che la Valposchiavo sia svizzera pur essendo nel bacino idrografico dell'Adda. Vabbè, ragazzi, piuttosto diamo le vigne agli svizzeri che sono nel bacino del Danubio, un po' di coerenza. Sì, no, infatti, vabbè, ma i confini, ragazzi, cioè, insomma, lasciamo perdere proprio. Che quando vado su a Trento faccio anche fatica a capire i cartelli che ci sono per strada perché sono tutti in tedesco. No, beh, non a Trento in realtà, più su. Però, vabbè, questi sono altri discorsi che lasciamo perdere, che poi esulano, si sì. deriva in discorsi che non hanno senso. E tanto poi, cioè, io assolutamente sarei per il parlate che lingua volete, me ne frega niente. Cioè, proprio zero. Volete indipendenza? Staccatevi. Volete unirvi alla Germania? Fatelo, c'è chi vuole unirsi alla Francia, fatelo, cioè non mi interessa niente perché non è quello che determina come lavori, come ragioni, come funziona la società. È No, no, chiaro sì. che cambia a livello fiscale, ma è per questo che bisognerebbe essere un po' più furbi e far funzionare l'Europa anche dal punto di vista economico, non solo dal punto di vista della cartina. In cui ti piace mettere le stelline colorate, tutta Europa questa, cosa cazzo serve? L'unico vantaggio è non dover avere il passaporto per andare da un paese all'altro, ma tra poco dovremmo rimetterlo anche per andare in Inghilterra. Tirano anche un sottile yo-yo reference, Jojo reference, Non Puntata conosco. ambientata, c'è una puntata ambientata lì alla frontiera mentre vanno a St. Moritz. Guarda, non l'ho mai guardato, in effetti dovrei metterlo in lista. È Io una non cosa l'ho mai che sentito ne neanche, quindi ancora peggio. dovrei metterlo in lista. Ma comunque, vabbè, A parte cercare casa. a parte cercare casa, no, okay, vabbè, giustamente tu cerchi casa per rilassarti, io guardo le mini case per rilassarmi, poi in Esatto, realtà mi incazzo, però vabbè, questo è un altro paio di maniche. E ciao pasticciotto, ciao, ben arrivato, o ben arrivata, a seconda dei casi. Si è appena unito a noi. ah sì, ok, visto ora. No, noi in realtà, come al solito, essendo domenica, io a parte il caffè che ho qui davanti, E io non l'ho appena abbiamo finito. organizzato nulla di particolare, no? Perché appunto stavamo parlando io e Chiara l'altro giorno che ci piacerebbe che questo fosse un po' l'angolo relax in cui parlare dei fatti nostri, rilassarci un pochino. Raccontare un po' anche le problematiche o le cose buffe e strane che ci sono successe durante la settimana, capito? Quindi Sì, o che abbiamo letto, insomma, un po' come se fossimo al bar a fare due chiacchiere, visto che al momento non si può esatto. ancora fare, lo facciamo Quindi poi. assolutamente se avete qualcosa da raccontarci, molto volentieri, chiacchieriamo con voi, ci rilassiamo. Maniera il più rilassato possibile, ecco.
Allora, nel frattempo inizio io perché è un argomento di cui voglio parlare in realtà su Instagram, però ho bisogno più che altro di un confronto e credo che tu, Andre, potresti essere la persona giusta perché comunque dell'ambito ambientale te ne occupi, quindi Ok, ok. ti stavo Eri già per già... dire no, hai sbagliato persona. No, sì, ti ho preso un po' alla sprovvista, lo ammetto. Allora... Vai, vai, dimmi. Ti dico, è un po' di tempo che voglio parlare di questi prodotti che vendono nei negozietti ecosostenibili che sono nati, no, principalmente e-commerce, ma poi se ne trovano insomma anche vivi, tangibili tra le strade delle città. E il mio dubbio, cioè la mia intenzione era quella di parlare dell'effettiva sostenibilità dei prodotti che vengono venduti. Ammesso che sostenibilità, insomma, vorrei smettere di usarla come parola, l'idea è di capire appunto perché uno spazzolino in bambù è più sostenibile di uno spazzolino di plastica. Effettivamente quel bambù lì è sostenibile e se la richiesta aumenta, rimarrà sostenibile nel senso che se devo aumentare le piantagioni, cioè le coltivazioni di bambù, è vero che mi sono informata un po', ad esempio, visto che il bambù cresce velocemente, che si riformano dei germogli dalle radici quando raccogli il Questo è il fusto. suo grande vantaggio e il suo grande problema, però, Problema perché anche è sì. vero che cresce molto velocemente, quindi riesce a rigenerare, ed è il motivo per cui si spinge molto sul bambù. Consideriamo che in Cina, con tutti i problemi che possono avere, perché ovviamente, però in Cina lo utilizzavano, non solo in Cina, diciamo zona Sì, sì. Esatto. Cina-Giappone, lo utilizzano ancora per fare le impalcature per costruire i palazzi. Che è ok, in termini di sicurezza, di norme, di normative sulla sicurezza, ovviamente proprio buttate lì, però per dire, cioè, cresce talmente velocemente che potenzialmente lo puoi fare. Però il problema è che per crescere così velocemente ciuccia una quantità di acqua che altro che problemi di impronta idrica, c'è cioè proprio lì, boh, boh, boh. Per cui, Esatto. cioè, tanto bello, tanto pratico, ma da quel punto di vista lì, cioè, fai un passo avanti in una direzione e ne fai uno indietro nell'altra. Che è il Esatto. principale problema della sostenibilità dei prodotti. Ok, e quindi volevi parlare di questi argomenti, Sì, ma. ma nulla, nel senso che sono un po' bloccata perché appunto sto facendo un po' di ricerca, però c'è tanto e c'è poco, nel senso che chiaramente nello specifico non si riesce a trovare nulla proprio su questi prodotti che adesso, come anche dice Sara, sono molto di moda, quindi non so, l'idea è di parlarne senza dover dire a tutti no, non comprateli, cioè di considerarli come un'alternativa alle altre cose, ma non per questo acquistarne in quantità esorbitante perché tanto sono sostenibili. Cioè, secondo me sono da utilizzare come, ok, ho bisogno delle spugne, prendo quelle in luffa perché magari quelle davvero le posso buttare nell'umido, ok? E quindi da quel punto di vista sulla luffa possiamo considerarla effettivamente sostenibile, però le spugne, quelle di legno come dire, il crine o la parte che gratta, insomma, che quella come la smaltisci, e comunque di certo non la puoi mettere nell'umido perché comunque si degraderà, però in quanto tempo? Non nello stesso tempo con cui una buccia di verdura o di frutta si degrada. Quindi Beh, tra l'altro, appunto, proprio tornando agli spazzolini in bambù, cioè, alcuni dicono che li puoi mettere nell'organico. Io ho qualche dubbio sulla loro biodegradabilità, perché, cioè, ricordiamoci che biodegradabile significa che in 6 mesi all'interno dell'impianto di compostaggio sparisce. esatto. Secondo me, uno spazzolino in 6 mesi è difficile che sparisca completamente, eh? Però, Esatto. per carità, se lo mettono, immagino che rispettino i parametri di legge per poterlo scrivere, almeno quello. Però, Boh, non lo so. comprerò uno spazzolino in bambù e vedrò se in 6 mesi si composta. Sì, se si degrada.
Non Sei so. la compostiera a casa, puoi anche farlo Potrei come esperimento, dai. provare. Eh sì. Però sì, cioè, è proprio quello il discorso che è sempre un po' complicato perché è stata, cioè, gli oggetti, sì, prodotti in generale, che sono considerati sostenibili, ecosostenibili o parole simili. Io lo metterei con le Sì, ramacchie, avrebbe più senso, avrebbe più esatto. senso, perché tecnicamente è quello che è. Togli la testina e basta. Hai la problematica che le persone vedono i prodotti ecosostenibili come la risposta, no? È il solito problema. Esatto, è È un po' quello, è come gli proprio hashtag, no? quello. Plastic free. Sì. Allora bisogna bruciare tutta la plastica e farla sparire. No, non è quella la soluzione, come non è la soluzione prendersi lo spazzolino in bambù o qualsiasi altro prodotto sostenibile. Quello che deve cambiare non è il prodotto in sé, ma è l'utilizzo che ne fai. Esatto. Cioè, il problema non è se la magliettina che ti compri è di cotone o è sintetica, perché entrambe le due cose hanno problemi. Il cotone ciuccia un sacco di acqua, quindi consumi acqua, e inquini l'acqua per produrre quella maglietta. Dall'altra parte hai la plastica che sicuramente ti dura di più del cotone, si sforma di meno, eccetera, eccetera, se è È trattata in buona. un certo modo, e quindi anche lì ci sono i processi per i trattamenti, quindi inquinamenti, bla bla bla. Però poi il problema è che quando la lavi rilasci microplastiche nell'acqua. Quindi i problemi ce li hai da entrambe le parti. Ciao Esatto. Sere, ciao ciao, ben Ciao. arrivata. Quello che devi capire è che devi smettere di acquistare una maglietta ogni weekend mentre vai a fare shopping. Esatto. Una o più di una maglietta, ok? Perché quello è il problema. Non è di che materiale è fatta, perché i problemi ci sono comunque. Il problema è che se tu ne compri 10 adesso, quelle 10 vecchie prima o poi le devi buttare via. Ed è tutto materiale sprecato, tutta energia che è stata sprecata, tutta acqua che è stata inquinata, eccetera, eccetera. Infatti Il punto quello. è ricucire la camicia se si Sì, strappa. esatto. Teoricamente sì, teoricamente Infatti, sì. secondo me, alcuni di questi prodotti, cioè per esempio, penso anche a tutti i saponi solidi, shampoo o saponi per i piatti o altro, che si sono diffusi. Allora, l'aspetto secondo me sostenibile di quella cosa è che durano di più, che ne consumi sicuramente meno, nel senso che con quello liquido ci spruzzi su una quantità infinita sulla spugna, mentre invece su quello solido, secondo me, ne utilizzi sicuramente meno. Quindi l'aspetto sostenibile è la durata del prodotto, il fatto che eventualmente non ci sia un packaging di plastica e ti venga venduto, cioè ti venga inviato o tu lo acquisti così com'è il sapone, non con tutto l'imballaggio, quindi quello è l'aspetto sostenibile. Poi che il materiale sia sapone naturale, io credo che il sapone naturale sia fatto esattamente come sapone, la saponetta che acquistiamo al supermercato. Di conseguenza, da quel punto di vista, se vogliamo guardare gli ingredienti, secondo me cambia molto poco. Ed è un po' questo che mi fa venire l'orticaria, perché invece su questi negozietti che, cioè, io non lo nego, io resto sempre affascinata e vorrei comprare ogni cosa, però anche su questa cosa dovremmo essere educati, nel senso che il modo in cui vorrei parlarne è ok, però acquistateli in maniera consapevole, nel senso, la voglia di acquistare tutto quello che c'è su quei negozi, su quegli e-commerce. Non è che perché sono sostenibili allora si può fare. Cioè, io ad Esatto. esempio ho fatto degli acquisti perché avevo finito il detersivo dei piatti, avevo le spugne da buttare e tutto il resto, quindi ho deciso, vabbè, dai, proviamoli sti prodotti, vediamo quanto mi dura il sapone, vediamo come mi trovo con le spugne, ma finita lì. Cioè, secondo me si può fare un ragionamento di questo tipo. Se mi serve lo compro, scelgo di comprarlo in questo negozio piuttosto che nell'altro. E basta, finito il Sì. discorso sostenibilità, cioè. Infatti, secondo me il problema di parlarne è proprio questo, come dicevo prima, appunto, le persone prendono il prodotto sostenibile come la soluzione al problema e quindi dici, boh, ok, in un certo senso mi lavo la coscienza, so che smetto di pagare quello a costo di pagarlo di più, ok? Però almeno sono tranquillo, Mi posso fare dura tutti gli X, acquisti che voglio, esatto. dimenticarmi di questo problema. Ok, abbiamo risolto il problema, devo usare quegli soldi. Benissimo, non ci penso più. Invece il problema è proprio questo, che non è uno di quei problemi che possiamo risolvere dicendo, vabbè, invece di usare questo, usiamo l'altro. Che è un po' la meccanica che abbiamo utilizzato fino adesso per qualsiasi tipo di Esatto. settore, qualsiasi. Quindi
Quindi se è un problema che la batteria mi duri troppo poco e faccia la schiuma, bene, cambiamo tipo di acido che c'è dentro, di componenti che c'è dentro, boh, risolviamo tutto. No, il problema è quante cacchio ne usi queste Eh batterie sì, esatto. e ci devi pensare per risolvere il problema, non dire vabbè, trovo il materiale alternativo, fine, basta, non ci penso più. Invece questo pesa alle persone perché giustamente è una cosa su cui ci devi riflettere. Non è una cosa di cui ti puoi dimenticare. Invece le persone, nel bene o nel male, perché potremmo Sì, anche sì, sì. trovarci una ragione, perché capisco benissimo il discorso, quei tanti casini che abbiamo già durante la settimana, dover anche stare lì a farsi la paranoia, ah, lo compro o non lo compro questo oggetto qui, non è da tutti, Eh no, non è da esatto. tutti, ci sta. Esattamente come in questo periodo, se ho bisogno di fare la spesa, io magari sono il pirla che aspetta la settimana per tornare a fare la spesa o alle volte anche più di una settimana e se gli manca qualcosa dice vabbè farò a meno di utilizzarlo finché non vado a fare la spesa. E poi c'è chi invece dice ci va tutti i giorni perché ah, mi sono dimenticato quello, vado a prendere quello, al giorno dopo ah, mi servirebbe questo, vado a prendere quell'altro. E poi un Anche lì, poi conto, ovviamente il sì. motivo è diverso, però il principio è lo stesso, cioè ci sono delle persone che si fanno questo problema, forse anche eccessivamente, sono perfettamente d'accordo, io so di essere eccessivo molte volte, e altre persone che invece non ce la fanno minimamente e questo diventa un problema che si somma alle Sì. persone che già si fanno la paranoia, capito? Esatto. Anche perché dipende se, cioè per esempio a me magari capita di andare più volte a far spesa, però far spesa per me vuol dire scendere a piedi e prendere due cose. Quindi da quel punto di vista se vuoi ci può stare perché dici ok, io compro solo quello che consumo oggi. Cioè per esempio, no? Se si ha la possibilità di avere tutti i negozi vicini, allora questo secondo me è un ragionamento che ci sta perché Bellissimo. dici spreco anche meno cibo perché mangio, compro e mangio, compro e mangio. Esatto, E allora esatto. così ci sta. È chiaro che Io sarei se tantissimo a favore di questa cosa perché mi piace il fatto di scendere sotto casa, vedere il prodotto, e compri solo quelle due cose, ti fai la passeggiata, prendi una boccata d'aria, quindi sì, è una sicuramente serie. positivo, però giustamente non tutti lo possono fare. Esatto, ma poi io stessa non è che tutti i giorni ho il tempo da incastrare per scendere a prendere cose, quindi Già. comunque è una serie di compromessi, non c'è una regola generale per tutto e quindi secondo me è importante riuscire a trovare quello che va bene per sé, però sicuramente pensare di risolvere il problema della sostenibilità continuando ad aprire mille negozi che vendono tutti sempre le stesse cose. Cioè, mi sembra così come anche gli smalti sostenibili, cioè, ma in che senso gli smalti sostenibili? Cioè, lo smalto non è sostenibile per definizione. Cioè, queste cose qua che tutto è sostenibile, tutto è a zero impatto, tutto è. A me fa venire un'orticaria perché davvero cioè, è davvero Ah, diffuso, passa il quindi messaggio sbagliato. Eh sì, ancora una volta, cioè, potremmo fare una cosa buona, sfruttare una cosa che ci sta un ragionamento che voglio dire, va bene usare la luffa invece della spugna di plastica, per l'amor del cielo, però cioè non è quello che ci salva, è quello il Ah. senso. Boh. Sì. Sì, come al solito perdiamo sempre le occasioni per fare qualcosa di buono. Esatto. Perché, e come diceva qualcuno prima, forse Sara, purtroppo molto spesso questi negozi aprono perché è di moda acquistare quei prodotti, non perché effettivamente siano più ecosostenibili. Tant'è che, vabbè, poi non lo so, magari sono io che sono troppo, chiedo troppo alle persone, però se tu hai un negozio di cose ecosostenibili, vendi oggetti, prodotti ecosostenibili, se io ti vengo a chiedere dei dettagli in più, tu devi sapere dei Eh dettagli in sì. più. Esattamente come se vado al pescivendolo e gli chiedo dove cacchio è stato pescato questo pesce, lui me lo sa dire. Al massimo non me lo vuole dire, ok? Però lo sa dove. Eh E sì. quindi se io vado in un negozio di oggetti di prodotti ecosostenibili e il proprietario mi casca dal pero se gli dico sì, ma ascolta, però cioè, come fa? Cosa vuol dire uno smalto ecosostenibile? Che senso ha? Oppure, ma cioè, sì, ok, è fatto in bambù, ma poi lo possiamo buttare nell'organico. Sulla confezione c'è scritto così. Eh sì, che cazzo vuol dire? So leggere anch'io cosa c'è scritto sulla Eh no, confezione, è voglio proprio sapere così. se è vero.
quindi capisci, da lì capisci che molto spesso chi l'ha aperto perché va di moda e quindi ah, sono figo, sono Gira, bello perché sì. vendo prodotti sostenibili. Non è la risposta giusta, anche perché poi questa cosa va a catena sui clienti, sulle persone che hanno a che fare con questo negozio Eh sì. e quindi poi si espande a macchia. Sì, dovrebbe essere, cioè, come andare a scuola, no? Io vado a comprare un prodotto in un posto dove mi sanno educare sull'acquisto, educare su, cioè, dare tutte le informazioni che mi servono per cercare di fare l'acquisto nel modo migliore. Cioè, un conto è il supermercato dove chiaramente non è che posso aspettarmi che il commesso mi sappia dire vita, morte e miracoli di quel prodotto, però. In un negozio dove io vado e compro e ho il rapporto con uno o due commessi che gestiscono il punto vendita, lì, cioè, non ci deve essere l'informazione e se io te la chiedo tu me la devi dare. Un'altra cosa che mi era Esatto. venuta in mente, adesso mi è scappata di mente, mi tornerà. Perché, per esempio, ecco, anche ho visto che per fortuna Marika e Elena hanno in programma di fare questa live in occasione del Science Web Festival sui cosmetici ecosostenibili, no? Che anche questi sono degli Dovrebbe essere altri. domani, se non Domani, sbaglio. sì, domani sera. Che anche questi dovrebbero essere la soluzione ad ogni cosa, no? Perché sono anche cruelty free. Però sono cruelty free perché sono già stati testati talmente tante volte che se la ricetta è quella non c'è più bisogno di testarli. Di E fare allora quelli testing. sono fighi perché sono cruelty free, però per arrivarci i test sono stati fatti comunque. Anche sta cosa perché non viene detta? Cioè si spacciano per vegani e cruelty free perché sono di moda, fanno figo, ti danno l'idea immediata di quello che acquisti, però non sai che in realtà sono cruelty free perché sono già stati testati in passato. Cioè, è fastidioso questo, capito? Poi per forza le persone pensano ai complotti che non ci dicono le cose, perché non ce le dicono Esatto. realmente. Esatto. Sì, esatto. Poi, come dice Mant, ha ragione. Cioè, allora, il marketing ci ha effettivamente strappato di mano anche l'attenzione della sostenibilità, perché effettivamente anche quello, siccome è di moda, esattamente come il senza olio di palma, senza lattosio, menate varie, anche questo. Il packaging più ecosostenibile te lo stampano a caratteri cubitali quasi più grande del nome del prodotto, no? Perché è quello che fa vendere in questo momento, no? Ma soprattutto dice, le persone comunque sono sempre le stesse, le risposte semplici sono sempre più appetibili. Ed è vero, perché siamo animali pigri, l'essere umano è pigro di natura. Vero. È pigro di natura, quindi anche concettualmente, se tu gli dai una risposta semplice che si possa capire intuitivamente senza doverci ragionare, senza dover fare attenzione, perché tanto poi glielo spatacchi su ogni confezione che quello è più ecosostenibile, non ci pensa più, va bene, ok, so che devo fare questa cosa qui perché è meglio. E non ragiona, invece dovremmo abituarci in tutti gli ambiti A a ragionare. ragionare, a usare la testa. Ma io sto notando che questo è un problema che parte fin da quando siamo bambini, da quando siamo ragazzi. Perché avendo a che fare con bambini di tutte le età, dalle elementari alle superiori, mi rendo conto che da troppo tempo, probabilmente anche i miei tempi si faceva, perché è da un po', secondo me, si fa, cioè si danno le nozioni, ma non si insegna a ragionare. Cioè tu devi imparare a memoria quella cosa lì, quella data di storia, come si fa quell'operazione matematica, come si traduce una cosa in una lingua straniera, ma non Senza capisci il ragionamento. meccanismo e non riesci a far connettere, a interconnettere le nozioni di una materia e di un'altra. È come se fossero strade Così, chiuse. E sì. se un professore fa una domanda che ha a che fare, che magari sta facendo, che ne so, tecnologia, e tira fuori un mezzo, sfora leggermente in biologia o in chimica, i ragazzi dicono: ma questa è biologia, non è tecnica, cosa c'entra? Cioè, capito? E quindi Sì, se i ragiona a ragazzi per compartimenti primi, stagni. se i ragazzi per primi non capisci, cioè non gli insegni a fare i collegamenti, come possono farlo quando diventano adulti? A quel punto Sì, lì diventa esatto. un ok, A è uguale a B, è uguale a B, C è uguale a C, non metto in connessione A, B e C. No, così. Dobbiamo abituarci a ragionare. Sì.
Anche quello che dice Sara, per esempio, ho visto proprio ieri che la Garnier si è messa a fare lo shampoo solido perché è più ecosostenibile e tra parentesi perché è di moda, la Garnier, ossia una multinazionale. Anche qui cos'è? Un atto di greenwashing? È un, non so, cioè, va bene, è più ecosostenibile perché me lo vendi anche lì senza packaging, cioè anche lì non è che è bello andare sempre contro tutto quello che fanno. Però paradossalmente, cioè, lo sappiamo che continui comunque a vendere tutti gli altri prodotti che sono nella plastica e continui ad essere una multinazionale, che non è per forza una cosa brutta, voglio dire, cioè, dà lavoro alle persone, comunque è nata sicuramente all'inizio da una persona che ha detto: ah, ho scoperto che questa cosa può essere utile, io ho deciso di venderla. Quindi non è che è cattivo perché comunque è una multinazionale, però di certo non è il sapone solido che riduce il suo impatto sull'ambiente, cioè. È quello il fatto, poi anche lì bisogna educare le persone a comprare solo se effettivamente serve, invece di tornare a casa con 14 flaconi di shampoo, no, perché sai, magari lo finisco, cioè queste cose, voglio dire, le persone fanno come si dice, non mi viene la parola, insomma, mettono da parte tanti prodotti nella paura che poi non avranno il tempo di uscire a comprarlo, no? In questo modo non si rendono conto che la richiesta aumenta un sacco, perché se per una persona servono 14 flaconi di shampoo, immaginiamoci moltiplicato per tutta la popolazione che usa lo shampoo, cioè, per esempio, quindi. Esatto. Ed è il motivo per cui poi se lo scaffale non è pieno, non acquistiamo, no? Esatto, Lo sì. scaffale deve essere stracolmo di prodotti perché? Perché effettivamente l'azienda vede che c'è necessità, uno, perché se lo scaffale è pieno vendi di più, due, se vendi di più a catena venderai ancora di più dopo. E quindi ovviamente la produzione aumenta e poi magari ti ritrovi invece ad avere dei fondi di magazzino che non consumi mai, perché noi vediamo solo la facciata anteriore Sì. del supermercato, del negozio, quello Sì, che è, ma noi non vediamo magazzino. mai i magazzini. Se si andasse nei magazzini, vedremmo che gran parte di prodotti tornano indietro perché non vengono venduti, o peggio, vengono buttati, che tanto anche se tornano indietro alla casa produttrice, non è che gli cambiano l'etichetta e mettono un'altra scadenza, li buttano via comunque. Quindi quello è tutto materiale sprecato. Peggio ancora, tra l'altro, se si tratta di cibo invece che di Sì. prodotti. Esatto, è un macello. Sì, mamma tu dice, perdonate lo slogan, però la verità è che il 99% dei prodotti ecosostenibili sono quelli non comprati. Esattamente. Sì. È la cosa più. Ecco, quello sì è semplice. Quello è semplice e Immediato. lineare. Cioè, l'unico modo per essere ecosostenibile è non farlo. È chiaro che giustamente una persona dice: vabbè, ho capito, cosa faccio? Non mi lavo più. No, Però ovviamente compri il no, non è giusto. questa la risposta. Però, se guardi, fai più attenzione a quello che acquisti, ai prodotti che acquisti, quanti ne acquisti, con che modalità, eccetera, e se hai un occhio critico per quello che ti viene spacciato per essere più ecosostenibile, sicuramente fai meglio, il risultato sarà migliore rispetto all'andare alla cieca. Parità Esatto. di sapone e detersivo, chiede Serena. Banalmente, preferire i formati grandi o le ricariche a quelli piccoli già abbasserebbe l'uso di imballaggi. Vero? Sì, in linea di massima sì, nel senso che ovviamente anche banalmente il pacco di pasta, se prendi quello da 1 chilo piuttosto che quello da mezzo chilo, ovviamente usi meno imballaggio, poi vabbè la plastica, sì, la pasta in realtà usa pochissimo imballaggio. Però sì, in linea di massima sì, o anche le ricariche, anche lì vabbè, mi piacerebbe una volta andare a pesare effettivamente la plastica che viene utilizzata per una ricarica di un sapone X e il barattolino col dosatore, col dispenser, perché ad eccezione della molla che elimini, il resto comunque c'è, cioè il beccuccio di plastica, il flacone di plastica, la ricarica non ha il beccuccio, però comunque l'imballaggio di plastica non è che risolvi Eh sì. granché. Io
Così a naso mi sembra che sia leggermente inferiore alla quantità di plastica, però anche lì poi bisogna vedere che plastica viene utilizzata. Eh sì, io ho una domanda, magari tu ne sai qualcosa. Allora, ho visto che ci sono adesso, a proposito di saponi, detersivi, eccetera, queste soluzioni dove tu hai il flacone, vabbè, ti mandano il flacone o puoi comprare semplicemente la pastiglia, che li sciogli nell'acqua e funge da detersivo, no? Quindi invece di tutto il flacone grosso di plastica, magari all'interno di un sacchetto compostabile o degradabile o riciclabile o fatto con materiali riciclati, quindi tutta questa serie di aspetti, potrebbe essere una buona alternativa o è un'altra, secondo te, soluzione così di moda? Detersivo, scusa, di che tipo? Che non ho capito. Semplicemente ti vendono delle pastigliette da mettere nell'acqua, queste si sciolgono e tu hai il detersivo per pulire i vetri o altro. E quindi hai solo la pastiglia ed eventualmente il sacchettino che la contiene e non tutto quello che avresti normalmente, diciamo. Ah, allora, in linea di massima sì, può avere Sembrerebbe. senso perché tu dici, ovviamente riduco l'imballaggio del detersivo perché invece di doverti inviare un flacone pieno di detersivo, ti invio una capsuletta, quindi la plastica è sicuramente meno. Esatto. Che già qui in realtà mi viene un piccolo Vai, dubbio sì. No, perché i pezzi piccoli di plastica sono più difficili da riciclare di quelli grandi, che però molto può spesso essere si anche un perdono. sacchetto di carta, per esempio, Però, o altro, insomma, o esatto. un Questa è una cosa anche barattolo facilmente riutilizzabile. risolvibile, volendo, no? Perché anche banalmente, invece di venderti una singola capsula, ti vendo il pacchetto da 10, faccio il sacchetto un po' più grande che è facilmente riciclabile e comunque risparmio sulla plastica totale perché invece di avere Esatto. 10 flaconi ho un solo sacchettino con 10 pastiglie. Quindi questo, tipo le pastiglie per la Sì, lavastoviglie, esatto. esatto, più o meno, ok. Però poi... No, vabbè, ti dico così Sembrerebbe perché a naso. non ne ho sentito parlare, però così a naso non Sembrerebbe una vedo buona grandi soluzione. problematiche, così a naso. Però mi viene anche da pensare il discorso del compostabile, biodegradabile, eccetera, non dobbiamo usarlo come alibi, Eh no, esattamente come certo. per lo spazzolino di bambù. Perché il fatto che, cioè, non è che se noi trovassimo modo di fare tutto quello che ci circonda in materiale biodegradabile, con tutti i problemi del Sì. caso, tipo il tetto che si scioglie, eccetera, vabbè, però tralasciamo le cavolate, anche se riuscissimo ad inventarci un materiale diverso, biodegradabile per tutto, il problema non è il materiale in cui lo fai, è il processo di produzione di quel materiale. Certo. Cioè, se tu devi produrre 10 cose invece che una, consumi 10 volte più energia e inquini 10 volte di più. Per quanto poco tu inquini, comunque inquini 10 volte di più, Certo. perché ne stai producendo 10, non uno. Quindi questo è un problema nel momento in cui tu te ne lavi le mani dicendo, beh, vabbè, ma questo è biodegradabile, mica inquina. Sì, ok, ma tutte le fonti che hai consumato per trasformare, che ne so, il sole o il vento in energia elettrica per far funzionare la fabbrica, l'hai potuto trasformare quel vento, quel sole, li hai potuti trasformare in energia elettrica grazie ai pannelli. E quei pannelli da chi sono stati fatti? E Esatto. sono riciclabili? E le batterie quanto grandi sono? E quanto sono riciclabili? Eh Quanto sì. durano nel tempo? Cioè, anche solo la produzione di un oggetto è costosa. Non è solo questione dell'oggetto In sé che finale, in che vediamo noi. materiale è fatto. Esatto. Quindi, però ti dico sì, l'idea comunque di ridurre il packaging è già un buon passo avanti. Ovviamente deve essere sensato perché, ripeto, non ho mai fatto il conto, non ho mai pesato effettivamente una confezione di un bagnoschiuma come si dice, nel packaging, quello morbido, no? Sì. Delle ricariche, se effettivamente contiene meno plastica del dispenser. Non lo so, non lo so. Ho sempre il dubbio. Allora, Sere dice la ricarica, avevo in mente quella con cui ricarico il flacone con beccuccio diverse volte, non una singola. Per questo intendevo risparmio di imballaggio. Poi certo che per esempio in ambito alimentare è diverso perché non è sempre applicabile a tutti i prodotti.
Sì, poi esatto, c'è anche quello del problema, ovviamente. Sì, se in linea di massima sì, nel senso che se tu compri una confezione grande e poi con quella lì ci ricarichi 10 volte il coso del bagnoschiuma, infatti io banalmente, cioè una cavolata non è che è la scoperta dell'acqua calda, però quando compro il bagnoschiuma per farmi la doccia, io ho la bottiglietta, diciamo quella da 250 ml, che tengo sempre nel coso della doccia, Sì. no? Che ricarico sistematicamente col boccione, quello da 2 litri. Compro quello da 2 litri, lo tengo lì e in questo modo in teoria riesco a risparmiare un po' sull'imballaggio. Gli dico, no, non lo so, cioè io lo faccio perché mi sembra che un minimo di risparmio ci sia. No, vi dico, bisognerebbe fare i conti, per questo anche quello che diceva Chiara prima, cioè andare a parlare di questi prodotti e verificare se effettivamente sono meglio o sono peggio, non è facile, No. perché ci sono tante problematiche dietro collegate. Tornando al discorso dello spazzolino, come fai a, cioè, bisogna che tu ti vai a studiare la pianta, cioè il bambù, come cresce, quanta acqua consuma, bisogna vedere se sono stati fatti studi sulle risorse che vengono consumate per questa cosa qui, quanto materiale viene sprecato durante la produzione degli spazzolini e poi in quanti comuni italiani e europei, eccetera, eccetera, si può riciclare con il compostabile, Sì, perché no, magari esatto. alcuni comuni ti dicono no, perché per me avere lo spazzolino di bambù dentro è un problema, quindi come diceva Sara prima lo butti nella ramaglia. E quindi Sì. a quel punto non è più compostabile e si ritorna al discorso che il problema non è il materiale, ma è quanto lo usi. Sì, poi su questa cosa del bambù in generale avevo letto un po' di cose, nel senso che ero andata a cercare un po' di studi e c'era scritto che il bambù è un materiale molto sostenibile, tra virgolette, nei luoghi in cui viene prodotto, mentre invece sembrerebbe che la sua sostenibilità o comunque i vantaggi rispetto ad altri materiali del bambù si perdano quando viene importato, quando viene esportato, scusami, quindi nel tragitto, perché come a parità di volume e di peso sembrerebbe richiesto una quantità maggiore insomma, di viaggi per garantire un rifornimento nei vari stati. Quindi è un Sì, altro problema, eh capito? sì, Cioè, o esatto. produci gli spazzolini in bambù dove nasce, dove cresce il bambù, e quindi poi ti importi tonnellate e tonnellate di spazzolini, che sicuramente è più semplice e più ottimizzato rispetto che trasportare bambù così com'è, però insomma diventa un gran pasticcio. Ah sì, perché poi c'è quello di discorso che, come al solito, nel momento in cui diventa cioè viene utilizzato da tutti, tu aumenti la produzione e quindi quell'aumento di produzione mantiene comunque la sostenibilità del prodotto oppure la manda a remendo, perché molto Esatto. spesso salta tutto, perché ovviamente anche lì c'è un limite, diciamo, di sostenibilità dal punto di vista produttivo, okay, del Sì. prodotto. Perché appunto, se banalizziamo, semplifichiamo, ok? Per produrre che ne so, dei mobili di legno, io utilizzo degli alberi che derivano da una foresta molto grande e quindi tagliando, che ne so, gli alberi che sono già caduti, che quindi sono più vecchi, che quindi comunque sarebbero morti, io recupero della legna per fare quelle sedie, quelle sono sicuramente ecosostenibili. Certo. Ma se poi tutto il mondo vuole le sedie fatte con il legno degli alberi recuperati, caduti, eccetera, eccetera, gli alberi finiscono e a quel punto devi tagliare degli alberi veri, Sì. che invece magari sarebbero durati altre decine di anni. Esatto, oppure educhi al fatto che non si può andare sempre così veloci, che se tu lo vuoi, però gli alberi sono finiti, aspetti che gli alberi cadano, perché c'è anche questo Esatto. aspetto, il ritmo di volere tutto e subito perché mi serve ora e lo voglio ora. Anche quello non va bene, Esattamente. secondo me, cioè bisogna educare anche a quell'aspetto, perché tu puoi avere quelle sedie fatte in quel modo, però aspetti che cadano gli alberi. E Esattamente, nessuno è esattamente. in Cioè grado di anche aspettare. lì la pazienza, l'aspettare,
non fa parte del nostro modo di pensare, che per carità non è, cioè, ci casco anch'io, nel Sì, senso, non è una cosa certo. che voglio criticare, insomma, delle persone, perché effettivamente in una società come quella odierna devi correre, non puoi fare altrimenti. Adesso l'auto. Ecco. Ah, Pretzel Rock ha bloccato Sì, il questo. Prezzo Rock ha messo un link e hanno Ah. deciso. No, vabbè, No. ok. Non ho capito questa cosa. Cioè, Comunque, scusami. Anche perché rimanda di sì. nuovo qui. Vabbè, niente. Sì, non lo so, ogni tanto Twitch sbarella. Comunque, intanto saluto anche Marcotti Ok. Che è che si è unito arrivato, a sì. noi. Appena arrivato. E quindi. Sì, cioè, con i ritmi che ci vengono, tra virgolette, imposti, nel senso che un po' ce li autoimponiamo in realtà, ma anche banalmente noi che magari utilizziamo più spesso i social di molte altre persone, ci imponiamo una ritmicità, dobbiamo fare i contenuti con una certa Esatto. cadenza, non perdere tempo, se c'è la notizia nuova bisogna cavalcare l'onda perché sennò altrimenti che è un po' quello che a me sta sulle balle, però capisco che sia logico farlo. Cioè, tutto questo tipo di ragionamento qui è un ragionamento che ti porta a correre e quindi banalmente hai bisogno del microfono nuovo perché quello vecchio Sì. funziona male o devi cambiarlo. Lo compri e lo compri adesso, non lo compri fra 10 anni, Tot, no? certo, no, Perché no, ti quello serve sì. ora. Sì, Quindi alla fine ci siamo tutti in mezzo. quello sicuramente, cioè non è che noi che ne parliamo siamo esenti, voglio dire. Cioè, me, stesso, quello che succede a me ogni tanto è che cerco di controllare ovviamente, però certe volte mi viene così lo spasmo di comprare un sacco di cose perché magari mi sono sempre trattenuta, no, dai, lo compro dopo, poi alla fine esplode in compro tutto adesso o Compro sui tutto. libri. Sì, capito, quindi ci sta che. Già. Non è che siamo tutti perfetti, però secondo me riconoscerlo è già un passo, quindi sai che devi controllarti su questa cosa. Poi secondo me il fatto, cioè dove riguarda il lavoro, quindi quello che dicevi tu, il microfono piuttosto che le luci o altro, è vero anche che la tendenza è quella di comprare un microfono che ti duri, che sia valido, magari spendi qualcosa in più perché te lo terrai per tanto tempo. Se lo compri di buona qualità e tutto il resto, poi non so, tra 3 anni esce il microfono della vita, puoi rivendere il tuo e cioè, comunque c'è modo di tamponare un po' la situazione. Chiaramente non azzeri gli impatti, perché quello semplicemente per il fatto che esistiamo non possiamo azzerarli, però No, voglio infatti. dire, boh. Cioè, sul lavoro credo che il compromesso si riesca a trovare, si può rimettere in vendita quello che non usi, qualcuno potrebbe comprarlo, utilizzarlo di seconda mano, adesso la seconda mano sta andando tanto di moda anche quello, almeno potrebbe essere una cosa buona finalmente quella, perché credo che aspetti negativi non ce ne siano su quest'ambito. Sì, a me quando vedo le pubblicità delle varie app, mettilo in vendita di qua, mettilo in vendita di là, viene sempre cioè, perché partono dicendo, oh, vestiti, vestiti, troppi vestiti. E io vorrei rispondere, ma li hai comprati tu, Eh mica te sì, li ho è comprati io. vero anche. Cioè, non ti ha obbligato nessuno a comprarli, te li sei comprati tu e quindi cioè, adesso ti rendi conto che sono troppi, erano troppi anche prima. Però vabbè, questo vabbè, è un passaggio in più che io faccio, ma che forse non dovrei fare, non lo No, so. beh, ci sta. E vabbè, Niente. insomma, comunque, secondo me se ne può parlare, potresti Sì. parlarne. Si accennerò questa live così intanto si capisce il tono con cui ne parlo, perché qualcuno ha già frainteso quello che volevo dire, però non si può parlare di sostenibilità, infatti è quello che so che voglio dire. Datemi il tempo. No, infatti. Ma sì, poi ti dico, secondo me è un gran lavoro, nel Sì. senso che riuscire a trovare dati validi non è così semplice. Hai girato l'arrosto? Sì. Ah, anche il vino è aperto. Giustamente domenica festeggiamo, vaffanculo. No, effettivamente qui c'è un tempo da lupi e Piove, sì. piove, che la prima tentazione è stata di girarmi e tornare a letto.
La seconda è stata, però effettivamente un qualcosa di caldo fatto al forno. Buono. Questa voglia. Sforzato di tirano, Beh, quello è molto buono. non lo Bene. so, oggi mi sa che si va di avanzi. Arrivo a fine settimana che vado sempre di avanzi. Tutte le Andiamo. settimane ci sentiamo e cosa mangi oggi? Mangio, probabilmente mangio avanzi. Quindi no, perché poi alla fine, eh sì, perché ieri abbiamo preso delle pizze e ne sono avanzate due fette, quindi mangeremo quelle. Poi c'è un po' di polpettone avanzato e forse anche qualcos'altro, per cui sì, sarà Sì, una dai. cozzaglia un po' mista Ma oggi. sì, Si recupera quello comodo. che è avanzato. No, oggi Buon dobbiamo. appetito, Amber. Ciao, Buon ciao, ciao. appetito. Dobbiamo finire gli avanzi, sì. Quindi sì, no, così. No, ieri sera abbiamo preso delle. Ecco, questo è il motivo della pizza, perché io da un pezzo che penso a fare una live sui gusti di pizza preferiti, sui vostri gusti di pizza preferiti. Perché secondo me si scoprono delle cose divertenti. Dai, sabato prossimo la facciamo. Sabato prossimo ci organizziamo, facciamo un mega sondaggione con tutti quelli che ci seguono su Telegram e ci dite qual è il vostro gusto di pizza preferito. Perché io da quando sto qui ho scoperto che il mio gusto di pizza preferito è un altro, no? A parte il fatto che, vabbè, a me È piace la difficile pizza di qualsiasi scegliere. tipo, è difficile scegliere. C'ho solo qualche opzione che non prendo mai perché non mi fa impazzire. Però da quando sono qui, che per assurdo, cioè io sono in Emilia Romagna e mi trovo a mangiare la pizza salsiccia friarielli, per Grazie. capire il casino generale, ecco. Perché la pizzeria da cui la compro io di solito è gestita appunto da, non so esattamente da dove arrivano, però insomma, sicuramente dove sono più tipici i friarielli, ecco, per capirci. Io faccio sempre fare il pizzaiolo quello che vuole lui. Non so se sia una buonissima idea, però te lo dico. Esatto, sperando che non usi tutti solo gli ingredienti in scadenza. Esatto, io non so se sia un'ideona, però no, vabbè, scherzo, ovviamente. No, ecco, il problema è che molto spesso si pensa che la pizza più buona sia quella che ha tutto, no? Più roba ci No. metti, più buona è. E questa cosa non mi sconfigge tantissimo, perché secondo me, cioè io sono uno che apprezza i gusti, cioè che vuole sentire nel cibo il gusto com'è e Sì, non che sì. sia coperto da altre cose. Quindi per fargli capire il mio disagio mentale, il melone col prosciutto crudo, io faccio No, fatica a mangiarlo. terribile. Mangio il melone e il prosciutto crudo. Ma insieme faccio, cioè, ci provo perché dico, boh, piace a tutti, cazzo, piacerà anche a me. E invece li preferisco di gran lunga, cioè mi piace dolce salato, ma non dolce e salato nello stesso momento. Non so se mi Sì. spiego. Allora, io devo dire che l'unica cosa dolce, le uniche due cose dolci e salate che riesco a mangiare nello stesso momento sono il prosciutto crudo con i fichi. Quella è una cosa che potrei mangiarne in quantità esorbitanti. Anch'io l'ho E scoperto da poco. quelli secondo me sta meglio che con il melone. E Già. l'altro sono, vabbè, i tortelli cremaschi che sono appunto ricoperti di parmigiano, ma dentro c'è il ripieno che è fatto con cacao, cedro, mentine, cioè una roba che tu e gli amaretti che tu dici no, cioè non Ma quindi puoi. è un dolce? No, Non ho no, no, capito. è un primo piatto cremasco. Sì, e Ok. ti ci vuole un po' per abituarti. Nel senso che è molto simile come dolcezza ai ravioli di zucca di Mantova. Quindi se ci metti su un quintale di parmigiano cioè si bilancia un po' il Ci sapore. sta, ok. Però sì. Però
Però lo stesso problema tuo ce l'ho anch'io quando mi vogliono mettere non so, della carne o qualcosa con un sugo sulla polenta o sul purè, cioè tassativamente deve essere tutto diviso da un muro, perché Vabbè, ma sì, aspetta, ma tu hai un altro problema, beh, ma però. quello è un problema, vabbè, troppo grande. Dovremmo fare un gruppo di recupero per queste cose, tre ciclisti, ce l'abbiamo Davvero. detto tutti quanti. E facciamo, sì, non mi faccio più paranoie sul cibo bagnato da 2 settimane. Non succederà mai, cioè. No, infatti. Mamma mia. No, in effetti sì, però con i fichi già riesco ad accostarlo di più, forse perché, no, non lo so, è un tipo di dolcezza diverso. È un po' Sì. come quando bevo il succo di frutta, no? Cioè, io faccio molta fatica a bere del succo di frutta perché li fanno troppo dolci. E Sì. È secondo me il melone, pur troppo essendo che mi dolce. piace molto, è molto dolce. È È vero. molto dolce, quindi mi allappa completamente la bocca, quindi poi quando mangio il prosciutto crudo sento che è salato, ma sento solo il sale, Eh sì, è non sento vero. il gusto Del no? prosciutto. Quindi a quel punto dico no, me li mangio separati, magari mi bevo un goccio d'acqua tra un boccone e l'altro in modo da sciacquare, Eh sì. perché se no cioè, non mi gustano né l'uno né l'altro. Poi, cavolo, il prosciutto crudo che è una cosa fantastica già da Davvero. solo. Coprirlo Sprecarlo con insieme al menù, qualcos'altro. al melone è un peccato. Infatti. La margherita ieri sera era strabuona. La margherita calda con la mozzarella filante, ragazzi. Cioè, pasta di pizza, mozzarella, pomodoro, punto, massimo origano. Cioè, tre ingredienti e hai svoltato la serata, assolutamente. Beh, il Il formaggio formaggio con le con le pere, pere. no. Come no? La marmellata con i formaggi o il miele con i formaggi. Quello Sì, lì, spettacolo. ok, ma formaggio e pere. Ma io ho un No, problema con le pere, no. probabilmente, non Vabbè. so. Mi piacciono da sole, ma. Cioè, tipo il cioccolato e pere. Tu lo mangi? Sì. Tu no. Oh, io vi giuro, sono stato male quando l'ho mangiato. Avevo un voltastomaco allucinante. Eh sì, è impegnativo. Sì, deve essere secondo me anche ben bilanciato, nel senso che se Sì. mangi una torta al cioccolato con dentro le pere, credo che tu riesca a mangiarlo così. No, Ho sì, un po' cioè, di sì. dubbi. Ho Sì, davvero, anche così, no. un po' di dubbi, sì. Non lo so, è un accostamento che non mi Che non convince ti molto. convince. Però una Tu hai volta tanti ho. problemi. Tu hai tanti problemi, grazie, grazie, mi raccomando, sostienimi sempre. Però. Un'altra cosa che cavolo è una volta, e concorderà con me Sara, abbiamo provato dei ravioli con la pasta esterna al cacao Ah, che cosa bellissima. e dentro, non mi ricordo, ma era un ripieno salato, mi pare. Sono quelli E di rana? No. sì, No, credo di deve sì, essere credo di sì. terribile. E, no, forse li avevamo presi di un'altra marca, non mi ricordo. Ma cioè, quando abbiamo finito il piatto stavamo Malissimo. veramente rivoltati, cioè era una roba troppo stomachevole, E come troppo l'avete stomachevole. condito? Cioè con l'olio parmigiano o No, così? credo fosse col burro e salvia, una cosa del genere, per cercare di non coprire il gusto, perché già è Certo, un sì. caos di generale dolce salato, abbiamo detto di certo non li faccio al pomodoro, No, no, buttati no, fuori. no, certo. Però forse sarebbe stato più sensato perché magari copriva il Il caos cacao. generale di sapori. Il pieno non lo ricordo, ma facevano schifo, sì, infatti. Non li abbiamo mai più presi perché ti giuro, sono stato di un male quella volta che proprio ti rovina l'appetito. È una cosa che. No, no, no. Il formaggio, no, aspetta, c'era anche. Vabbè, Sera che diceva dolce salato piace un botto. Ok, no, sei su un boh, per carità, sì, c'ha ragione. Cioè, io ho tutta una serie di problemi miei psicologici, mentali chiari ed evidenti a tutti. Ma per esempio, anche quando faccio il pesce, io
quasi non lo metto il sale, per dire. Che può sembrare una sciocchezza, No, però anche molti io. mangiare senza sale può creare problemi. Io invece mi Anche sono la un po' alla carne. volta abituato. Anche la carne, esatto. Sì. Di meno, però anche la carne. Io li ho provati in un ristorante ed erano buoni buoni. Magari quelli che abbiamo comprato noi facevano schifo, per carità. Sono gli unici che abbiamo mangiato, quindi di certo non posso dire che tutti facciano schifo. Questo è chiaro, però sapendo già che l'accostamento non è che mi faccia impazzire, difficilmente li comprerei anche al ristorante. E quindi sì, anche sul pesce non metto il sale perché mi piace sentire il gusto del pesce. Sì. È ovvio che ti deve piacere esattamente come cioè, il pesce ha quel retrogusto da pesce, se no sale da pesce, esattamente come la selvaggina ha il retrogusto da selvatico, no? Si dice. Ti deve piacere, ovviamente. Sulla carne di manzo, di maiale, magari è meno problematica questa cosa. Però comunque cerco sempre di mettere poco condimento per poter sentire di più il Il gusto. sapore giusto. Poi Anch'io. ci sono, che ne so, mi capita di fare il pollo al curry, o molto speziato, è buonissimo. Però in linea di massima cerco di condire poco. Quindi forse anche quello, essendo abituato, insomma, a sentire i gusti ben distinti e non sovrapposti mi crea problemi nel momento in cui metto Quando, dolci e sì. salato insieme, non essendo abituato, magari mi dà fastidio. Tu la cosa più assurda che hai provato, l'abbinamento più assurdo che hai provato? Ma non saprei perché non so, sai. Allora, devo dirti, i tortelli cremaschi mi piacciono adesso, dopo anni che provavo ad assaggiarli, perché sono davvero, secondo me, impegnativi. Quindi credo siano quelli, perché poi di cose così assurde non ne ho mai mangiate. Cioè, di accostamenti così Abbinamenti davvero. strani. Cioè, sono una che sperimenta volentieri, però accostamenti strani mi vengono in mente i tortelli cremaschi perché davvero sono un'assurdità. Sì, ma poi tra l'altro, vabbè, poi i gusti cambiano col tempo, per sì. cui magari una volta non ti piacevano, adesso sì, come tante cose. Sì, è più un problema di consistenza il mio che di abbinamenti di sapori, perché tendenzialmente sui sapori, cioè, trovo comunque quella cosa che mi piace, le consistenze o i paciughi dove mi mettono qualcosa col pomodoro sul purè, cioè, lì siamo al Ah limite. sì, io vorrei vederti però una volta quando ti presentano un piatto del genere tu. Sì. Terribile Oh mio sarebbe. Dio, come faccio? Guarda, mamma mia. Sarebbe divertente, una bella pappa al pomodoro, ma. Quella l'ho provata perché la mia amica toscana me l'ha fatta a cena quando ero andata quest'estate da loro e lì è stata una gran prova perché ovviamente non potevo rifiutarla. E devo dire che mi è piaciuta molto, nel senso che sono riuscita a gestire tranquillamente anche la mollezza, nel senso che appunto non era, siccome il pane era molto molto secco, non si è spappolato completamente, quindi era una cosa che si riusciva a tollerare, che almeno io riuscivo a tollerare. Robby non so se ce l'avrebbe fatta. No, però, cioè, se dovessero portarmi una zuppa con i crostini già dentro, lì potrei morire. Sì, che Perché sì, si ora che ti arrivano spappolano. ovviamente Sì. sono, si sono Ah, che spappolati. cosa terribile. Lì potrei star male davvero. Terribile. Vabbè, adesso ognuno ha le sue paranoie, ci sta. È una cosa accettabile. Che ci sta. In Vabbè, compenso mi è e tu venuta una invece gran oggi fame. cosa mangi? No, anch'io avanzi perché ultimamente devo dire non ho una gran voglia di cucinare, quindi. Siccome la mamma del mio fidanzato mi fornisce un sacco di cibo in quantità esorbitanti, allora poi vado avanti per mesi, no? Perché surgelo tutto e poi pian piano a rotazione mangio una cosa, mangio l'altra. Perché ha un po' fuori, è un po', come dire, non ha ben presente che io vivo da sola e che quindi, cioè, quella cosa la devo mangiare solo io o eventualmente lui quando viene, però. Non è che pranziamo sempre insieme, quindi Vabbè,
impegnativo. No, vabbè, ma Mangerò la del. mamma è sempre la mamma, anche se è Sì. la mamma di qualcun altro. Vero, hanno sempre questo bias di partenza che Sì, mangia. perché devi imbottire di cibo. No, Esatto. guarda, noi facciamo di quelle lotte, ma cioè, siamo arrivati al punto che i nostri genitori ci nascondono il cibo nelle borse, cioè, cose allucinanti. Arriviamo, cioè, arriviamo, svuotiamo la macchina e questo da dove arriva? Boh, deve avertelo infilato di nascosto in qualche momento. Faccio sì, ma cazzo, devo stare attento, manco ci fossero i ladri, capito? Come ti distrai, trecca, ti infila il barattolo, il sacco di pasta, questo e Davvero, quell'altro. sì. Ma non porti a casa niente? No, Allucinante. mi dispiace che non porti a casa niente. Allora poi dopo 2 secondi hai la borsa piena di cose da portare Ovvio. Come tu gli hai detto di sì, sei a casa. fregata. Eh sì, per sempre. Anche se poi gli dici no, ma basta, grazie. Comunque sì. È come con i vampiri, no? Tu gli devi dare il permesso di entrare in casa, se no non possono entrare. Ma quando gli hai dato il permesso, sei fregato. Balza, sì, è vero. La quantità di formaggio. Mamma mia, ragazzi, c'era cosa. Perché poi sì, vabbè, dici, ti arriva il pacco di pasta in più, ti arriva, che ne so, i cracker o le cose basilari, dici, vabbè, insomma, ti Sì, impieghi lì, esatto. ti durano, bene o male li avresti comprati comunque. Ma quando ti arrivano magari i formaggi freschi e sono a quinta rate, cioè tu sai che poi per 2 settimane mangi solo formaggio, che non è il massimo No, esatto. della vita, capito? Per cui buonissimi, spettacolari, però poi ne risenti, per cui. Mi fanno una domanda scomoda, quando la convivenza? Ma te la Quando faccio anch'io? è? No, prima dovete comprare la casa. Sì, no, esatto. No, io sono purtroppo sono cambiata molto negli anni e sono dell'idea che la convivenza si fa quando si è molto sicuri Non c'è della altra persona. alternativa. No, beh, quello no, però quando si è molto molto sicuri che l'altra persona, cioè, sia quella giusta. Purtroppo ho avuto dei tram che mi hanno travolto e quindi ho deciso che adesso non ci casco più e quindi va bene così. No, Hai devo dire che ragione. dall'altra parte, cioè, essendo il mio fidanzato un po' più giovane di me, non voglio neanche obbligarlo in una convivenza che al momento magari non gli appartiene. È vero che in realtà lui è più quello del andiamo a convivere e io quella del più ma no, aspettiamo. Però, boh, Non cioè. per niente tu ti sei trovato un ragazzo più giovane e lui si è trovato una Più ragazza un po' più vecchia, grande, sì. cioè. Ci sta, ci No, no, sta. no. Le combinazioni Giusto. vanno bene così, insomma. Quindi, ognuno ha i suoi tempi e ci Mm-mm. sta. Ah, e quindi sta tanto distante da te? No, no, in realtà è praticamente lui abita nel paese dove io vado a lavorare al bar. Quindi in realtà, e lui viene a lavorare dove abito io. Quindi Ah, siamo ok. a 4 km di distanza, quindi cioè siamo Ah, va vicinissimi. Sì, bene, sì, dai, sì. va bene. Diciamo che il nostro problema in questa quarantena, cioè in questa pandemia, è stato principalmente il coprifuoco, di fatto. Oltre al fatto che Certo. Cioè, chiaramente se non lui siamo viene a cena congiunti. da te, poi deve tornare di Subito. corsa a O casa o sta lì. fermarsi da te. Sì. Sere mi chiede perché dico purtroppo, a proposito di cosa l'ho detto, perché non mi ricordo Mi sicuramente. sa, non lo so, forse dei tram, non lo so. Boh, sì, beh. Ah, ho detto a mia mamma che a Ferrara non trovo la polenta bianca, ma solo quella gialla. Mi ha dato 3 sacchetti da chilo di polenta. Ecco, perfetto. Io quella bianca non Mai, l'ho messa già. mai, mai dire che non trovi una cosa, perché te la rifileranno sempre, Sì, un sempre. O che è magazzino di. buona. Perché mi capita delle volte con mio papà, ma sai che ho provato questa cosa? Effettivamente è buona. Torno a casa, mi carica. E faccio, sì, ma papà ti ho detto che è buona, non che non la riesco a fare io, non la riesco a comprare. Esatto, no, no, no. Però vabbè, con i genitori è così.
Ah, purtroppo sono cambiata molto, si riferiva. Eh sì, perché sono diventata molto più, cioè molto diversa. Prima ero molto romantica, molto così dedita e fiduciosa nell'amore, adesso sono un po' una disillusa e quindi è per questo che dico purtroppo, perché non è carinissimo. Diciamo che il mio compagno ha dovuto, cioè il mio fidanzato di adesso ha dovuto penare un sacco, soprattutto all'inizio, perché cioè, non mi fidavo proprio. Assolutamente, quindi è un po' questo. Prima ero un po' più fiduciosa nelle persone, adesso un po' meno, però ci vuole un po' più di tempo, diciamo. E quindi è que purtroppo questo, perché Chiaro. sì, cioè è vero che in questo modo si selezionano bene le persone che si hanno intorno, perché se uno è disposto a pazientare, però insomma, è anche giusto per l'altro non dover penare le peggio cose dall'inferno per colpa di altri, insomma, è più questo il fatto. Sì, no, sicuramente questo sì. Ma guarda, secondo me il trucco sta nell'avere, cioè, nel non farsi prendere dall'ansia. Perché Quello sì. ci sta che le persone abbiano tempi diversi e se tu tiri in una direzione o nell'altra rischi comunque di fare dei danni. Quindi a quel punto, cioè, tanto voglio dire, chi ti corre dietro? No, Non no. hai più, non, fortunatamente non ci sono più i genitori che ah, ti devi sposare perché sennò, cioè, capito? O comunque lo fanno con molta meno pressione. Quindi voglio dire, se non ci sono più loro a farci pressione, cioè, godiamocelo un attimo, che tra parentesi, insomma, vivere da soli ha anche i suoi vantaggi, Altro eh. che, Per altro cui, che. per Sì, ma cui. infatti è anche questa la difficoltà, nel senso che io vivendo da sola, cioè ci sto un gran bene, capito? Perché ho i miei spazi, ho i miei tempi e quindi poi adattarli a un'altra persona ci vuole sempre il tempo che ci vuole. Io credo, cioè so che magari è un po' folle come idea, però quello che penso è che anche lui dovrebbe farsi prima un periodo da solo in casa, cioè con una casa sua, per farsi questa esperienza, perché per me è servita molto. Nel senso che sono cresciuta molto in questo periodo, poi appunto non Ah, avendo sì. avuto il periodo dell'università in cui ho vissuto da fuori sede, eccetera, la mia esperienza da fuori sede l'ho fatta adesso quando sono 5 anni fa sono andata a viverla sola, quindi è molto diverso. Credo che sia un'esperienza che tutti dovremmo fare prima di, perché ci dà la misura dell'impegno che ci vuole nella gestione di una casa. Mentre invece con tutto il Sì. bene, se qualcuno subentra e passa dai genitori a una casa insieme a un'altra persona, senza capire che cosa prevede l'avere una casa, uno lo può sapere nella teoria, però poi nella pratica tanto c'è sempre o Esatto. l'altro che l'ha fatto e quindi Sì, non è mi vero, è piace vero. molto. Sì, c'è cioè, anche cose molto, molto banali, molto semplici, però effettivamente finché non ti ritrovi a doverlo fare da solo, perché se non lo fai tu non lo fa nessuno, ti aiuta molto a capire come funziona. Eh sì. E soprattutto ti evita tutto quel periodo di continue plausibili litigate con il tuo compagno nel momento in cui. Non lo fa uno, non lo fa l'altro, dici no, ma io non c'ho voglia, no, ma fallo tu e così cos'ha. Se Esatto. ci sei passato dalla fase in cui te la dovevi fare tu, punto, e non c'erano scuse, è più, credo sia un po' più semplice, insomma. Ma Sì, quindi penso. lui sta con dei coinquilini al momento, quindi, No, no, o lui sta con i suoi? vive con i Ah, suoi, sì. ok. E invece con il fatto che per lavoro devi muoverti e girare mezzo mondo. No, beh, quello in realtà non è un gran problema, nel senso che cioè lui di certo non è uno che fa menate, anzi, però appunto noi abbiamo trovato questa cosa fantastica di avere cioè, passioni, interessi, facciamo cose, quindi comunque c'è un bilanciamento tra le due. Cioè, non è quella relazione dove, oh mio Dio, esiste solo lui o esiste solo lei e dobbiamo per forza di cose fare tutto insieme, sempre, sempre. Cioè, non che non si faccia, però c'è anche il momento dove io mi prendo lo spazio per me, lui per sé, ed è Chiaro. un ottimo equilibrio, quindi quello è bello. Sì. Cioè, mi rendo Vabbè, conto che è un po' strana dopo come. questa escursione nelle stanze private di Sì. Chiara, ci siamo fatti un paio di affari tuoi, Va così. bene. Ma tra amici si parla anche di Sì, questo. esatto, ma sì.
Secondo me è normale che... No, aspettami, super, super. Sì. Io tra l'anno di quarantena e domande sensate di adesso che famo mi sono lasciato dopo quasi 9 anni. Oh, Lo mi so. dispiace. Ma vediamo, Valtellina. Ma Road to sì. Valtellina. Secondo me è normale che le persone nel tempo cambino. Io non ci vedo un problema. No, no, ma infatti No, no, sarebbe è più verissimo. problematico rimanere sempre uguali al passare del tempo e delle situazioni. No, no, è vero. Assolutamente. No, io lo dico più per il dispiacere di aver modificato parte del mio carattere ed essere cioè essermi costruita intorno una gran corazza che è una menata certe volte, solo quello, poi si Vabbè, supera ma diciamo tutto. che una volta che hai convinto lui, non è che devi convincere gli altri No, no, 10, no? esatto, infatti. Ne Basta che basta riesci uno, ad aprirti sì. con uno e basta. Sì, quello sicuramente. Quindi, insomma, se hai Sono trovato quello d'accordo. paziente che riesce Sì, no, ad aggirare poveretto, lo veramente. scudo. Che pazienza. Vabbè, siamo tutti complicati a modo nostro. Anche chi dice di no è sicuramente molto complicato. Quindi dobbiamo capire come riuscire ad interagire, perché alla fine ognuno ha giustamente le proprie necessità, e dall'altra parte, però, la vita in due comunque È bello, sì. comprende anche lo scendere a patti in qualche maniera. Vero, vero. Fa parte del gioco. Se no uno vivrebbe da solo per sempre, insomma. No, infatti, tipo io che sono, cioè voi dovete immaginare che io sono uno che è abbastanza, tra virgolette, minimalista, anche se non mi identifico con quella. E quindi, a parte la scrivania dove lavoro, il resto tendenzialmente tendo a metterci poche cose per avere più spazio. Poi sono anche un po' claustrofobico, per cui capite che insomma, più spazio ho in casa E meglio libero, è. Sì. meglio è. Io in questo momento mi trovo in una casa piccola, col soffitto basso, con le porte strette, pieno di una marea di roba, perché adesso siamo in due, quindi abbiamo riempito il Certo. doppio la casa. Potete capire il disagio di questo momento. Io ogni tanto sclero perché non ho spazio per mettere le cose, o la casa è piena, ed è una delle cose che mi dà più fastidio. Cioè, io vorrei, per assurdo, vorrei una casa grande solo per non concentrare troppo le cose in una stanza. Sì, Il è problema è che so chiaro. già che se avessi una casa grande, anche la casa grande sarebbe piena di roba. No, dai, Quindi secondo non me no. risolverei il problema. Riusciresti a distribuire tutto bene, secondo me. Il problema delle case grandi è che poi vanno pulite, è quello il grande problema. Quello è uno dei Già. problemi più grandi al mondo. Vabbè, robottino Sì, intanto per i quello pavimenti. sì. Due o tre robottine secondo della dimensione. Quello sì, sicuro. E dei E piani. già è dei piatti, è già quello. E con i mobili bassi, mi suggeriscono dalla regia, con i mobili bassi. No, con i mobili che si possono alzare e abbassare, no? E così quando non ti servono li spingi su. Ho visto una casa che aveva i mobili su delle, i pensili della cucina su delle corsie, Ok. che permettevano di alzarli e abbassarli. Spettacolo. Spettacolo, una cosa del genere. Ciao, Psico Eli. Psico. Psico Eli. Ben arrivato. Va bene, ragazzi. Va Che dici, bene. Chiara? Andiamo a Andiamo mangiare gli avanzi. a mangiare Sì. qualcosina? Ma quasi quasi. Comunque vorrei far notare che il canale delle papere in questo momento ha 260 persone che lo seguono. 260 persone. Rendetevi conto di questa cosa. Io continuo a non spiegarmi certe cose. Per cui la spiegazione non è semplicemente no, ma collegarsi all'ora di pranzo. No, perché la gente poi si collega lo stesso, poi vabbè. Non so di dove siano Ma adesso vado a questo vedere perché. canale. So Glad. Ah, vabbè, ma è notte da loro. È Ah, ok. notte. Quindi, tra l'altro, cioè, capisci qual è l'assurdità? Sono collegati ad un canale che dovrebbe far vedere le papere, ma non le fa vedere perché è notte. E loro stanno dormendo. Quindi la gente, ci sono 262 persone in questo momento che stanno guardando delle telecamere che inquadrano il nulla. Niente. Il
Allora, se volete possiamo organizzarci, io metto una webcam che inquadra il mio gatto, che al momento sarà per tutto il giorno sotto le coperte, quindi l'inquadratura prevederà una bozza sul letto e basta. Se magari Io lo farei. raggiungiamo i 200 visualizzazioni, cioè 200 Io te lo spettatori. farei. Organizziamoci un giorno in cui non ti serve il computer, lo cacci lì, inquadri il gatto e lo lasci acceso tutto il giorno. Vediamo quante persone seguono. Davvero. Vabbè, ragazzi, dai. Ma fa molto piccolo principe. Cosa? Ci sono molte persone. Ciao, Nidol. Ci sono molte persone che guardano donnine che dormono. Ormai qui c'è questo, ma anche omini che dormono. Perché io mi ricordo di aver visto diverse live di Matteo HS in cui lui si riprende, fa le maratone e si riprende mentre dorme. E oggettivamente adesso non è, cioè, gusti su gusti per carità, ma non è che sia sto gran figo, ok? Quindi che cazzo lo Vabbè. state a guardare tutta la notte? Ed è un canale italiano, per cui non puoi neanche dire, vabbè, è un canale americano, c'è un sacco di gente. No, è un canale italiano, c'è un botto di gente che guarda questo tipo che dorme. Che bello Twitch, che bella l'umanità, siamo assurdi, secondo me. L'elefante nel serpente. Sì, il mio gatto sotto le coperte. Vabbè. Vabbè, dai. Ah, è nato il primo falchetto del Pirellone. Ah. Anche quest'anno ne abbiamo sfornato un'altra. Ormai è diventato un must, ma sì. Cioè, è carino, eh. Sì. Mi guardo i documenti. Ieri ho scoperto, cioè, ho visto per la prima volta come è fatto un cucciolo, cioè un piccolo di fenicottero rosa. Perché stavano facendo un servizio qui a. Dove cavolo era? Non me lo ricordo, di una riserva appunto naturale dove c'erano appunto i fenicotteri che tra l'altro dicevano che c'erano tipo una novantina di coppie, per cui anche tanti, e facevano vedere appunto che c'era tutta la riserva con i casotti per andarli a guardare con il cannocchiale, Sì. eccetera, eccetera, con i binocoli. E cannocchiale lo usavano i pirati in quelle navi, no? I binocoli volevo dire nel tasto di parte così. Chiaro. Però molto bello, cavolo, molto bello. È sempre affascinante osservare la natura. E ti rendi conto che in realtà anche casa nostra, che molto spesso bistrattiamo, in realtà cioè, conserva delle sorprese non da poco. Mi state dicendo che potrei fare una diretta mentre dormo, ma sì, serio, ma. Io te lo dico, cioè, devi farti, devi aprire il tuo canale e fare le tue dirette. Con solo sere by the night. Ciao, Squen, ben arrivato. Potrebbe essere un'idea, potresti svoltare, te lo dico. Sara dice che i suoi alunni guardano la gente che dorme. Sono ragazzini delle medie, puoi capire. Devi farti, ottimo consiglio. Va bene. Va bene, ragazzi, dai, Andiamo a mangiare. vi saluto. Se volete, ci vediamo sul nostro canale Telegram. Vi lascio anche il link. Per chi non è iscritto, iscrivetevi. Così facciamo due chiacchiere, soprattutto a giorni, credo domani ormai. Ci sarà il calendario. Il Ciao, sondaggio sulla Mante. pizza. Esatto, in cui pianificheremo, esatto, metteremo il sondaggio per la pizza preferita di tutti voi. E questa settimana che viene sarà una settimana un po' particolare perché c'è appunto il Science Web Festival, che è questo festival della scienza e della divulgazione, diciamo. E ci saranno un sacco di interventi fighissimi perché c'è gente brava che parla. E anche quest'anno sono riusciti ad organizzarlo, io non c'entro. Quest'anno non avevo fisicamente tempo di fare anche questo, però appunto ci sarà anche tu, Chiara, no? Sei Sì, riuscita a siamo fissare. riuscite Ok. il domenica prossima alla sera. Perfetto, poi ci sarà Cighetti che lo fa, non mi ricordo in che giornata, Non ma insomma, vi ricordo. scriviamo tutto Sul canale. sul gruppo Telegram e seguite anche i vari social di Science Web Festival che hanno, se non sbaglio, quest'anno c'è anche il Il canale canale Twitch, Twitch, credo. sì, esatto. Quindi lo potete trovare anche qui.
Fatti bravi, mangiate le verdure, ci vediamo Prossimamente. nei prossimi giorni. Va Ciao ciao bene. ragazzi! Ciao. Ciao ciao.